Oggi, nel webinar di oggi vi raccontiamo la nuova versione del repertorio nazionale dei dati territoriali, nella migliore tradizione dei nostri webinar dati Gov, immagino guardando, dando una scorsa agli iscritti che ci sono oggi, mi pare di capire che per molti di voi non sia il primo webinar, immagino più o meno sappiate come funzionano. Io, come dire, mi prendo giusto qualche minuto per dare modo a tutti voi di arrivare in aula. Considerate che siete stati puntualissimi, già 163 di voi hanno fatto accesso, quindi vi ringrazio per la grande puntualità. Ne attendiamo altri 5, in tutto erano 550, credo, iscritti al webinar di oggi, cosa che ci fa davvero molto piacere. Ci fa piacere che i contenuti che periodicamente torniamo a proporvi incontrino l'interesse e la curiosità dei nostri partecipanti. Vedo che tutti mi state scrivendo buongiorno, quindi io vi ricambio il mio di buongiorno e vi do buongiorno a nome di tutte le persone coinvolte nel webinar di oggi, che sono Gabriele Antonio di Agid e Gianluca Finito, che mi dà una mano qui in regia. Vi dicevo, oggi parliamo di informazione cartografica. È un argomento interessante, un argomento centrale, visto la grande rilevanza che i dati georeferenziati, cioè quei dati che possono avere una collocazione spaziale, io probabilmente ve lo sto dicendo in maniera abbastanza becera, però adesso Gabriele e Antonio ci diranno in maniera un po' più puntuale che cosa si intende per informazione cartografica e quando si può parlare di dati cartografici. Come dire, per dare un po' di elementi di contorno, posso dirvi che la stessa redazione che lavora al portale nazionale dei dati aperti, dati.gov.it, è certamente in qualche modo direttamente coinvolta con le attività del repertorio nazionale dei dati cartografici di cui parliamo oggi, quindi c'è una forte coincidenza di temi. Insomma, in entrambi i casi si parla di dati e in entrambi i casi, come dire, sono due progetti, sono due siti, due infrastrutture informative che fanno riferimento all'Agenzia per l'Italia Digitale. Non so se avete avuto modo di guardare nell'ultimo periodo il repertorio nazionale dei dati cartografici, che ha anche cambiato il suo dominio, adesso è geodati.gov.it. Se vi siete affacciati, come dire, a guardare questo sito nell'ultimo periodo, immagino abbiate notato che c'è stato un forte rinnovamento anche da un punto di vista grafico, oltre che da tutta una serie di funzioni. Sostanzialmente Gabriele e Antonio oggi ci raccontano che cosa è evoluto, come è cambiato, come sta cambiando il repertorio dei dati geografici nazionale e quali sono le funzioni che svolge all'interno di un contesto più ampio. Io, come dire, certamente Gabriele e Antonio ve lo raccontano meglio, però per dare una brevissima introduzione, per far trascorrere questi minuti iniziali, ho preso questi due capoversini che trovate sulla pagina Chi siamo, co cos'è il Repertorio Nazionale dei Dati Cartografici, che vi danno un minimo di dimensioni di che cosa si tratta, qual è il ruolo che questo portale svolge e quali sono le informazioni gestite. Vi faccio notare sin d'ora che è il punto di il repertorio dei dati cartografici, come dire, ha una forte collocazione normativa, nel senso svolge un ruolo che è previsto da una serie di norme. Gabriele ce ne parla meglio di qui a qualche minuto. Si parla quindi certamente, assolutamente, come dire, questo webinar è assolutamente allineato ai contenuti che trattiamo di solito durante i nostri seminari online, perché comunque il punto cardine, il punto su cui ruota la chiacchierata che ci facciamo insieme nella prossima oretta è la condivisione della conoscenza da parte della pubblica amministrazione. In particolare, quello che ci piace sempre ricordare, il taglio che ci piace dare a iniziative di questo tipo, è ricordare come queste informazioni in un'economia della conoscenza diventano infrastrutturali. In particolare, il repertorio dei dati cartografici ha una forte valenza infrastrutturale perché, appunto, è l'infrastruttura informativa di base per tutto quello che riguarda i dati georeferenziati della pubblica amministrazione. Vi sarà facile immaginare, utilizzando le applicazioni sullo smartphone che probabilmente guardate ogni giorno, quanto sia rilevante in questo momento avere informazioni che possono essere collocate nello spazio, come questa cosa, come la loro collocazione ne aumenti in maniera esponenziale il valore, portando ad abilitare servizi che appunto possono essere georeferenziati e basati su caratteristiche territoriali.
Il programma credo di averlo già anticipato, però c'è questa rapidissima accoglienza che già sfuma verso la conclusione, visto che siete in questo momento siete più di 200. Gabriele fa un'introduzione, Gabriele Ciasullo dell'Agenzia per l'Italia Digitale fa un'introduzione iniziale, ci racconta un po' di che cosa si tratta, cos'è il repertorio, qual è la sua valenza rispetto al tema dei dati in Italia. E Antonio Rotundo, sempre dell'Agenzia per l'Italia Digitale, come dire, ci fa un piccolo affondo su quelle che sono le funzionalità del portale e in particolare su cosa si è aggiunta con questa versione, con questa nuova versione del portale. Io vi ricordo, andando verso la conclusione, quindi chiederei già a Gabriele se ti va di aprire la tua webcam, che nella migliore tradizione, come vi dicevo, i nostri webcam ci piace che siano quanto più dialogati possibile. Lo strumento per porre domande ai nostri relatori e la chat che già avete utilizzato sinora per darci il buongiorno, quindi rispetto ai contenuti che verranno esposti da Gabriele e D'Antonio, qualunque cosa dovesse venirvi in mente, scrivetela pure nella chat, noi come staff format ci preoccupiamo di prenderla e di riproporla ai nostri relatori a conclusione dei rispettivi interventi o quantomeno, insomma, così come in alcuni casi se Antonio e Gabriele hanno voglia, così come vengono poste. La logica, come vi dicevo prima, è sempre quella della condivisione e della conoscenza. Quindi nella migliore tradizione la registrazione e i materiali, quindi la registrazione integrale di questo seminario e i materiali, quindi le slide dei nostri relatori verranno rese disponibili sulla piattaforma 20PA e in particolare sulla pagina da cui vi siete iscritti. Quindi questa stessa pagina di qui a un po', come dire, muterà un minimo nella forma, prendendo nella parte più alta subito dopo il titolo, l'embed da YouTube con il video del seminario di oggi e poi le slide dei nostri relatori, in maniera tale che, come dire, anche chi non ha avuto modo di seguire il webinar di oggi possa farlo in un secondo momento. Io credo di avervi più o meno raccontato tutto. Gabriele Ciasullo è già qui, il tuo microfono Gabriele mi sembra aperto, sì, quindi Gianluca credo abbia fatto partire la tua presentazione, vi lascio nelle sapienti mani di Grazie Gabriele. Gianfranco, poi ti ruberò una slide, quella là, sulla condivisione della conoscenza, mi sembra molto appropriata alla circostanza. Grazie a tutti quanti della partecipazione, buongiorno e ben trovati. Con alcuni ci siamo già incontrati, insomma, in varie circostanze, con altri magari probabilmente sarà la prima volta che si affacciano a questa tematica. Io voglio subito focalizzare l'attenzione su due parole chiave che in effetti Gianfranco ci ha già anticipato, catalogo e quindi condivisione di conoscenza, e poi Inspire. Queste cose ci dicono queste due parole chiavi. Il repertorio è appunto un catalogo, uno strumento che serve a condividere, ad agevolare la conoscenza dei dati territoriali presenti in Italia nella pubblica amministrazione, dati in generale. Noi siamo in questo momento stiamo lavorando sulla base di una piattaforma che opera, insomma, su dati Covid, ma naturalmente questa infrastruttura della conoscenza è formata da due tipologie di dati che possiamo dire, da una parte i dati geografici, dall'altra i dati non geografici. All'interno di queste due macro tipologie poi possiamo avere dati aperti e dati non ancora aperti, o anche poi dati che magari non potranno mai essere aperti perché magari ci sono dei vincoli derivanti da altre normative come nel caso della privacy, eccetera. Ma tutto questo per dire che cosa? Noi in questo momento quindi affrontiamo la tematica dei dati geografici che nella sua interezza il catalogo del repertorio è uno strumento che consente di documentare, rispettando normative comunitarie, eccetera, standard, eccetera, quello di documentare la presenza di dati geografici in Italia, nella pubblica amministrazione italiana. E tutto questo rientra nel contesto di applicazione, di implementazione della direttiva Inspire. Quindi, nuovo catalogo, adesso questo potrà essere, non so, ecco, nuovo catalogo, nuovo repertorio, non nasce oggi naturalmente, come questa è una breve cronistoria, ma solo per dire che ci sono state delle tappe importanti nel tempo, che ci hanno portato ad oggi, alle ultime due, insomma, attività
attività che praticamente sono quelle più recenti, quindi a questa nuova versione del catalogo. Il repertorio del 2017 è diventato, insomma, lo era di fatto anche da prima, ma lo era diventato anche formalmente l'endpoint nazionale per la direttiva Inspire, e l'ultimo appuntamento sono le linee guida del GDKP, che magari affronteremo un pochino dopo. Ma cosa è importante? Cosa significa tutto questo dal punto di vista delle norme anche europee? Significa che la valenza del catalogo non è solo un fatto relativo ad un'attività, diciamo, promozionale dei dati esistenti presso le pubbliche amministrazioni, no, è un preciso adempimento e non solo, ma il monitoraggio dell'attuazione della direttiva Inspire viene effettuato attraverso questo strumento. Noi in Italia Inspire è gestito, insomma, da tre amministrazioni, diciamo così, che svolgono un ruolo specifico: il Ministero dell'Ambiente, ISPRA e AGID, ognuno con le sue peculiarità. Ma non entriamo adesso in questo momento, insomma, su questa tematica, che magari affronteremo in una volta successiva, ma questo per ricordare che noi stiamo lavorando in un contesto europeo che per noi è determinante. Quindi il nuovo catalogo si muove in questo contesto. Questa è un'immagine, una slide per dare una visione integrata da una parte dell'ambito di attuazione della direttiva Inspire, il lato in giallino sulla destra della slide, dall'altra parte ciò che avviene nel mondo dei dati della pubblica amministrazione più in generale. Questa realtà di infrastruttura deve comunicare e deve consentire a tutti di svolgere il proprio ruolo. L'importante, questa attività nasce per far sì che ci sia una coerenza tra le azioni che vengono fatte nell'ambito di attuazione della direttiva Inspire con le azioni che vengono fatte nell'ambito delle politiche sui dati, in particolare poi sui dati aperti, ma in generale come politica sui dati. Quindi, questa l'abbiamo presentata in varie occasioni, il catalogo dati Geodatis conserva e osserva la specifica tecnica relativa a Inspire, nella versione italiana, insomma, RNDT, mentre invece DatiGovit osserva e conserva la specifica relativa ai dati definita in Europa come DKP nella sua versione italiana DKP-IT. Il collegamento tra questi due elementi di infrastruttura è dato dallo standard GeoDKP. Brevemente, forse dopo c'è qualche altra slide, se non vado errato. Brevemente, i dati geografici, non solo perché lo prevedono le norme europee e nazionali, ma perché la logica vuole che chi cerca questa tipologia di dati si rivolge al catalogo dei dati geografici. Quindi i dati di questa tipologia devono essere documentati nel repertorio nazionale dei dati territoriali. E questa è una cosa determinante ai fini non solo dell'attuazione delle norme, come dicevo prima, ma proprio nel contesto operativo di chi opera su certe informazioni. Naturalmente noi dobbiamo far sì di rendere accessibili queste risorse geografiche descritte nel catalogo geodati.gov.it, che chiaramente è il nuovo dominio, ma che conserva anche il precedente dominio rndt.gov.it, naturalmente con dei tecnicismi ad hoc. Dicevo, noi dobbiamo rendere disponibili le risorse presenti nel catalogo dei dati territoriali, li rendiamo disponibili anche attraverso un catalogo dei dati, appunto, quale sarà DatiGovit. Questa è un'attività che ci stiamo mettendo in piedi, abbiamo già adottato le prime linee guida per applicare questo standard GeoDKP, ci saranno poi ulteriori sviluppi su questo lato. Un altro elemento informativo rilevante da questo punto di vista è l'implementazione del registri. Su questo ci saranno anche qui ulteriori sviluppi. Attualmente trovate il registro è raggiungibile già in una versione beta, ma a breve ci sarà una versione ufficiale definitiva in cui ci saranno già dei primi registri, dei primi vocabolari che verranno resi disponibili, che serviranno per come dire, di ausilio per le attività svolte dalle varie amministrazioni. Un ultimo accenno alla questione delle specifiche sui data model: stiamo lavorando sulla data model dell'informazione geografica,
Non voglio andare un po' tanto oltre rispetto a quelle che sono il tema centrale di oggi alla presentazione delle nuove funzionalità del repertorio, ma solo per dire che su questa attività noi stiamo realizzando di fatto una vera interoperabilità tra strumenti oggigiorno disponibili nelle varie regioni, in tutte le regioni, i database geotopografici, con strumenti che nascono per altre progettualità, ma che si integrano perfettamente in una logica di interoperabilità. È il caso appunto specifico del SINFI, il sistema delle infrastrutture dei sottoservizi, e il PEL, un progetto che stiamo con Enea stiamo portando avanti per quanto riguarda l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. E in particolare questo ultimo progetto sarà integrato, lo stiamo integrando in un pilota europeo sull'efficientamento energetico in generale, che fa parte del programma dell'azione ELISE, European Location Interoperability Solution for the Government, che è un'azione finanziata nell'ambito dell'attività Work Program di AISA. Ecco qua un richiamo sul fatto che il repertorio è l'endpoint nazionale dell'informazione geografica presente in Italia, e il fatto che sostanzialmente per l'Europa, per Inspire, ciò che non è documentato nel repertorio nazionale semplicemente non esiste. Al di là degli aspetti formali, in pratica cosa succede? Che se io vado a fare un monitoraggio, non è che, diciamo, ovviamente cerco di avere un approdo comune, condiviso, a cui rivolgermi per capire com'è la situazione in un determinato paese. Questo approdo è rappresentato appunto dal catalogo nazionale, ma come in Italia, così negli altri paesi, insomma, questi, non è una specificità nazionale, è una specificità europea, voluta dalla direttiva Inspire. Il monitoraggio su com'è la situazione dei dati geografici in un paese viene fatto, viene effettuato attraverso la risorsa del catalogo, la risorsa dei metadati che descrivono i vari dati presenti nella pubblica amministrazione. Quindi l'Europa valuta questa informazione come elemento sostanziale per capire qual è la situazione dell'informazione geografica in un paese. Ciò che non sta documentato nel catalogo dei dati geografici per l'Europa sostanzialmente non lo vede e non è, quindi non esiste. Quindi è importante che i dati geografici siano documentati nel repertorio nazionale, che adesso questa nuova versione che andiamo a vedere consente di dare veramente, insomma, sia sotto l'aspetto grafico, comunicativo, che sotto l'aspetto funzionale, consente di dare veramente ampio spazio alle varie possibilità, alle varie situazioni delle amministrazioni, senza richiedere grossi sacrifici né in termini di risorse economiche né in termini di risorse umane. Vabbè, brevemente, insomma, è stata fatta una gara sulle infrastrutture nazionali condivise. Tra l'altro, ricordo che il repertorio rientra in questo contesto di infrastrutture nazionali condivise, rientra nel contesto, è una base dati di interesse nazionale perché è un catalogo essenziale per l'azione della pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, è stata fatta una gara specifica dove ci sono vari servizi che vedete qui indicati e tra cui c'è appunto quello del repertorio nazionale. Questa gara è stata aggiudicata ed è stata A seguito di questa aggiudicazione è stato stipulato un contratto ed è stato poi realizzato quello che noi andiamo oggi a vedere un po' più da vicino. Ecco, vi ho accennato il sistema dei registri che è un elemento altrettanto importante, ma non voglio dilungarmi adesso, casomai ci ritorniamo, ove necessario. Insomma, è un elemento molto importante per gestire nomenclature, enumeration, vocabolari, per gestire tutta una serie di risorse che possono essere, diciamo, utili non solo per il mondo dell'informazione geografica, ma anche per il mondo dell'e-government in generale. Quindi questa è una risorsa importantissima. Tra breve, insomma, un po' di tempo andrà in versione ufficiale, anche questa attualmente in versione beta. Abbiamo aspettato un pochino per avere il dominio ufficiale del geodati GoVIT e quindi agganciare questo sistema di registri a questo dominio. E quindi tra un po' torneremo anche sul tema dei registri. L'ultimo argomento: le linee guida geodicartapine. Abbiamo già mandato, insomma, abbiamo già reso disponibile queste linee guida
più o meno agli inizi di quest'anno, ci sono brevi regole, insomma, diciamo, che dovranno essere, diciamo, mantenute, insomma, per garantire appunto il rispetto del principio Mansoli, perché non possiamo consentire che lo stesso dato venga documentato in due cataloghi nazionali, insomma, no? Quindi dobbiamo evitare questa possibilità. I dati geografici vanno documentati nel repertorio nazionale sulla base del decreto, ma sulla base delle normative europee, seguendo gli standard europei. Il repertorio naturalmente garantirà l'accesso a queste risorse di tipo aperto, eventualmente presenti nel catalogo geografico, li renderà disponibili secondo lo standard di GCHQ attraverso il GeoDKP. Il GeoDKP è stato realizzato in Europa appositamente per questa evenienza. È stato finanziato dalla Comunità Europea, dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma AISA, proprio per consentire questo aspetto. Naturalmente in questo momento non siamo ancora operativi per quanto riguarda questo, quindi nella situazione del transitorio, come già avviene, sì, potrà essere possibile che il dato geografico aperto possa essere documentato anche nel catalogo dei dati aperti. Naturalmente sarà poi nostra cura avviare le attività al momento opportuno per evitare la duplicazione di informazioni e garantire il rispetto di questo principio OneSoli. Oh, all'EPA quindi si raccomanda di adottare l'approccio nazionale anche nella gestione dei cataloghi locali, per cui insomma, queste linee guida, naturalmente poi ci si potrà essere una relazione con noi per ulteriori chiarimenti su questa cosa, sono molto importanti, come è molto importante il fatto di rispettare, questo mi rivolgo a tutte le amministrazioni che gestiscono, che producono, gestiscono, amministrano dati di natura geografica, in particolare poi se fanno parte delle categorie tematiche previste dalla direttiva INSPIRE, ma la cosa vale un po' per tutti i dati georiferiti, è importante che si osservino le regole, non solo per quanto riguarda la metadatazione, ma anche per quanto riguarda la produzione e l'armonizzazione dei dati secondo le specifiche europee, perché se no noi siamo a rischio infrazione. Tra l'altro vi dirò che è partita recentemente, adesso ci sta avviando, siamo nelle fasi iniziali, ma sta avviandosi l'attività della consulta nazionale per l'implementazione della direttiva INSPIRE, che fa capo al Ministero dell'Ambiente, che è il National Contact Point per l'attuazione della direttiva INSPIRE, mentre invece ISPRA svolge un ruolo di tecnico di supporto e AGID è responsabile per quanto riguarda i metadati e quindi il catalogo del repertorio. Quindi l'importanza che le amministrazioni che producono, gestiscono dati territoriali si affaccino al repertorio per documentare questi dati nel repertorio, sia che i dati siano resi disponibili in una modalità aperta, quindi con una licenza open data, sia che invece siano non disponibili in open data. Quindi i dati geografici devono conservare, rispettare queste peculiarità previste nell'ambito della direttiva INSPIRE. Non solo, e poi devono essere resi disponibili, accessibili attraverso i servizi WMS e WFS previsti dalla direttiva. Ma questo magari potrà essere un argomento che in occasione di un altro intervento specifico, di un altro webinar specifico. Quindi l'importante è che in questo momento sappiate, tenete a mente, specialmente a tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, che l'informazione geografica deve in qualche modo interfacciarsi con le risorse geografiche, e quindi con l'infrastruttura geografica, e quindi con il catalogo e con le regole di implementazione della direttiva INSPIRE. Penso che, con ecco, un ultimo accenno, vabbè, diciamo recentemente, vabbè, questo non fa parte dell'infrastruttura repertorio, ma come notizia insomma, rilevante, abbiamo definito in un gruppo di lavoro che ha operato nell'ambito Uninfo, abbiamo definito una norma tecnica, che è stata una norma tecnica UNI, già disponibile da qualche giorno, con il quale abbiamo, nell'ambito dei profili professionali dell'ICT, abbiamo individuato e definito alcuni profili professionali specifici dell'informazione geografica. Anche questo, diciamo, magari sarà occasione di un ulteriore approfondimento, ma volevo giusto darlo come notizia perché proprio recentemente, magari poi cerchiamo di, mi mando il link dove la norma tecnica è disponibile,
anche se per quanto riguarda le regole internazionali e nazionali degli organismi di normazione tecnica, queste risorse sono a pagamento, però insomma, ecco, è un'attività che verrà, diciamo, anche se in modo sintetico, verrà poi resa disponibile anche da Agid nei prossimi giorni. Quindi qua ci sono cinque profili specifici sull'informazione geografica che abbiamo definito. È un primo passaggio molto importante. Era giusto per darne comunicazione che è stata appena definita questa norma tecnica. Ecco, qui mi fermerei, naturalmente, insomma, lascio ad Antonio l'onere, insomma, ma anche il piacere di illustrare le funzionalità, nuove funzionalità del repertorio nazionale che sono, come dire, particolarmente soddisfatto e contento di ciò che offre, sia a livello di interfaccia, sia a livello, in particolare a livello di funzioni e di possibilità operative, sia per gli utenti che per quanto riguarda le amministrazioni che devono provvedere all'alimentazione del catalogo. Io mi fermerei qui, naturalmente, insomma, ci risentiamo dopo per domande, curiosità e quant'altro. Grazie mille Gabriele. Antonio, quando vuoi puoi aprire la tua webcam e il tuo microfono, le slide sono già qui, lascio a te la parola. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutti. Allora, con questa seconda parte del webinar andiamo a vedere le funzionalità con una particolare attenzione a quelle innovative, nuove rispetto alla vecchia versione che offre il nuovo repertorio nazionale dei dati territoriali. Diciamo che l'abbiamo pensata come una sorta di guida all'uso, per cui non ci addentreremo, diciamo, in dettagli tecnici riguardanti architettura, componenti applicative, eccetera. Ovviamente chi fosse interessato, poi siamo disponibili dopo il webinar, nei giorni successivi, a fornire tutte le informazioni. Tra l'altro, poi la soluzione sarà comunque resa disponibile in riuso una volta definite le regole che sono in corso di definizione appunto da parte di Agid sul riuso, per cui quella sarà anche un'occasione per rendere disponibile tutta la documentazione tecnica sulla soluzione adottata. Parto solo con una slide veloce sui contenuti editoriali del portale, per poi addentrarci, diciamo, sul core business del catalogo, che sono la ricerca e la gestione dei dati. Sul sito trovate ovviamente tutte le informazioni relative al repertorio, quindi anche i riferimenti tecnici, normativi, i canali di comunicazione, quindi anche i nostri social per entrare in contatto con Agit e con il mondo del repertorio. E in particolare abbiamo inserito sia quella che chiamiamo bacheca RNDT, che è una sorta di bacheca vera e propria in cui inseriamo avvisi semplici e brevi su attività che riguardano sia il repertorio che altre attività anche esterne di cui vogliamo dare comunque informazione. E poi, ovviamente, come tutti i siti, c'è una sezione di news, di notizie. Tre delle quali, le più recenti, le trovate direttamente in home page. Andando adesso, come dicevo, alle funzioni principali del catalogo, in questa versione è stata enfatizzata molto la funzione di ricerca, che, come capite bene, è la funzione principale, pregnante di qualsiasi catalogo. In homepage trovate subito un grande box di ricerca in cui è possibile inserire qualsiasi termine e viene effettuata una ricerca nei metadati di tipo testuale, che sono il titolo, la descrizione, la genealogia, i vincoli, quindi le limitazioni d'uso, eccetera. C'è la possibilità anche di cercare i dati in base ad alcuni raggruppamenti predefiniti. Come probabilmente saprete, nell'ambito di Inspire sono stati definiti 9 cluster tematici che sono relativi ad altrettanti, diciamo, comunità di interesse che possono essere interessate all'utilizzo di dati e servizi che afferiscono a quel particolare cluster. Parliamo per esempio di scienze della terra, statistica,
dati di base topografici e catastali, eccetera, monitoraggio e così via. Ogni cluster poi è composto da 1 ad n, diciamo, temi Inspire, che sono i temi definiti nei 3 allegati della direttiva Inspire. Il repertorio fornisce la possibilità di cercare subito i dati relativi a quel cluster tematico e quindi a uno dei temi Inspire che afferiscono a quel cluster. Nella slide c'è l'esempio dei dati di base topografici e catastali che è formato da idrografia, nomi geografici, eccetera. Quindi cliccando direttamente su questa icona vengono restituiti i metadati relativi ai dati che afferiscono a quel tema specifico di Inspire. Ovviamente questa è una ricerca più generica, c'è la possibilità di fare anche una ricerca più dettagliata. Questo tipo di ricerca fornisce una serie di criteri che sono poi quelli richiesti, la maggior parte diciamo sono quelli richiesti dalla direttiva Inspire, che vanno dalla tipologia di risorse, quindi io posso indicare se mi interessano i dati o i servizi e poi per quanto riguarda i dati posso eventualmente scegliere se sono interessato alle serie o ai dataset o a entrambi. Di default, diciamo, la scelta è su tutte le tipologie di risorse disponibili e di default, per quanto riguarda i dati, sono indicati entrambe le tipologie, quindi dataset e serie. Poi c'è la possibilità di inserire di ricerca a testo libero, e su questo torniamo dopo per illustrare tutte le possibilità che ci sono. Il tema Inspire, ovviamente, la categoria ISO, che è una classificazione fatta da ISO 19115 relativa a 19 categorie tematiche che comunque sono mappate anche con i temi Inspire, la parola chiave ovviamente ne posso inserire anche più di una separate da virgola, la copertura geografica che posso dare sia attraverso la scelta di un limite amministrativo, quindi regione, provincia o comune, oppure disegnare direttamente sulla mappa disponibile, oppure ancora indicare le coordinate del bounding box entro il quale voglio che si faccia la ricerca dei dati e dei servizi disponibili. Un altro criterio è l'amministrazione responsabile del dato e del servizio, e poi un altro criterio è l'intervallo temporale, cioè io posso indicare praticamente l'intervallo di data entro cui effettuare la ricerca. Per quanto riguarda la ricerca, diciamo, il criterio a testo libero, posso utilizzare uno o più termini. Ovviamente in questo caso si può utilizzare la sintassi di Lucene, degli indici Lucene, in cui posso indicare più parole. Se le indico, c'è l'esempio per esempio di confini comunali, tra virgolette, allora la ricerca verrà effettuata su quelle due parole nell'ordine esatto in cui sono state inserite. Posso inserire più parole e indicare di fare una ricerca su tutte le parole inserite oppure su almeno una parola e posso anche selezionare eventualmente il campo su cui quella ricerca va effettuata, ovviamente il campo di tipo testuale che come dicevo è titolo, descrizione, limitazione d'uso e genealogia. Posso utilizzare anche degli operatori booleani, quindi se io indico, c'è l'esempio sulla slide, suolo, ente, natura, la ricerca sarà effettuata su tutti quei metadati che contengono entrambe le parole, anche non nell'ordine indicato. Ovviamente con loro invece verranno restituiti tutti i metadati che contengono almeno una delle due parole. Posso utilizzare operatori jolly, cioè c'è l'esempio per esempio con gli asterischi e suo, la stringa suo, allora la ricerca sarà effettuata su tutti i termini, cioè su tutti i metadati che contengono questa stringa, oppure utilizzando il punto interrogativo, guardando l'esempio che è nella slide, andrò a cercare, quindi il repertorio restituirà tutti i metadati che contengono una parola che inizia per NA, seguita da due altre caratteri e che finisce poi per RA. Posso
Posso utilizzare anche eventualmente gli operatori di campo, cioè se io inserisco in quel campo a testo libero title due punti suolo, gli sto indicando che praticamente la ricerca deve essere fatta nel campo titolo e la parola da ricercare è suolo. Questa possibilità, come dicevo, c'è anche da interfaccia, nel senso che io inserisco la parola e posso selezionare poi il campo dove effettuare la ricerca di tipo testuale. Infine, posso utilizzare anche operatori di inclusione e di esclusione. Sempre dall'esempio della slide, se io inserisco suolo e poi inserisco meno natura, il catalogo restituirà tutti quei metadati che contengono la parola suolo, ma che non contengono la parola natura. Facendo quindi e impostando i criteri di ricerca, prima di andare a vedere i risultati veri e propri, posso anche fare un'anteprima dei risultati. Quindi io ho già un elenco dei dati, cioè dei risultati che otterrò in base all'impostazione dei criteri di ricerca. Posso anche vedere in alto i filtri che ho impostato. Profilo si riferisce alla tipologia di risorsa, al testo libero perché ho inserito una parola e Theme Inspire perché ho selezionato uno dei temi Inspire. Se questi risultati in anteprima voglio eventualmente approfondirli, allora posso poi visualizzare i risultati veri e propri. I risultati, a prescindere se faccio la ricerca dal box sulle home page o attraverso i cluster tematici o dalla ricerca dettagliata, i risultati vengono resi disponibili in un elenco. E per ciascun risultato vengono fornite un minimo di informazioni, a partire dalla tipologia di risorsa, quindi in questo caso nel primo, diciamo, nel dataset, c'è il titolo, la descrizione, i temi Inspire di riferimento illustrati, cioè visualizzati attraverso le iconcine ufficiali Inspire, e posso eventualmente anche vedere i dettagli del responsabile del dato e del punto di contatto in modo tale da avere già dei riferimenti a cui rivolgermi per eventualmente utilizzare o ottenere quel dato. Posso, una volta che ho selezionato, cioè ho individuato il dato o il servizio che può essere di mio interesse, posso o vedere la scheda di metadati completa, quindi in formato HTML, con tutte le informazioni inserite dalle amministrazioni. Oppure posso visualizzare direttamente il file XML dei metadati. Oppure, se quel dato del dataset descritto o direttamente al servizio è disponibile attraverso WMS oppure servizi di rete o attraverso interfacce REST, posso visualizzarlo nel visualizzatore. In questo caso è un WMS della regione Sicilia che visualizzo nel GeoViewer, quindi nel visualizzatore, e posso eventualmente aggiungere altri servizi esterni che non sono documentati o date esterne che non sono documentati nel repertorio. Questa è una funzione, diciamo, di collegamento poi all'interno dell'infrastruttura Inspire con diciamo, i compiti e le funzioni del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA, che invece sono titolari della visualizzazione, della disponibilità di servizi di visualizzazione, di download, eccetera. Per cui questa funzione poi sarà gestita all'interno di questa infrastruttura con il Ministero dell'Ambiente e ISPRA. Una funzione curiosa, diciamo così, è il carrello, un po' come un sito di e-commerce, cioè io posso ottenere in base alla mia ricerca un elenco abbastanza numeroso di risultati, per cui una volta che individuo il dato che potrebbe interessarmi, posso aggiungerlo al carrello e quindi mi formo, diciamo, la mia lista di dati di mio interesse. Questi dati poi me li ritroverò alla fine e quindi posso scaricarmi eventualmente i metadati associati, avendo a disposizione ovviamente tutte le informazioni su quel dato. Oltre a queste modalità di ricerca, diciamo che sono da interfaccia, poi il catalogo, il repertorio fornisce
la possibilità di interrogazioni sia attraverso lo standard CSV sia attraverso le API REST. Nel caso del CSV, vedete praticamente sulla slide l'endpoint del servizio. Come diceva Gabriele, è questo il servizio di ricerca di riferimento per Inspire, per cui Inspire utilizza questo standard e le richieste definite nell'ambito del DOGC per quanto riguarda questo standard per fare harvesting rispetto al catalogo nazionale, e noi utilizziamo questo standard poi per raccogliere i dati nei cataloghi locali, regionali e delle altre amministrazioni. Nella slide c'è un esempio di richiesta standard del CSV, in questo caso è una richiesta get record by D, cioè io sto chiedendo praticamente al servizio di restituirmi il dato che ha che ha uno specifico file identifier. Il servizio, quindi il servizio di catalogo, il servizio di ricerca è conforme alle specifiche OGC, ovviamente sui CSV, è conforme anche alle linee guida Inspire sui Discovery Service. Per quanto riguarda invece le API REST, trovate anche in questo caso l'URL da utilizzare per le varie interrogazioni, quindi per le query per ottenere i dati in base a determinati parametri. I parametri li trovate disponibili nella pagina dedicata del sito. Anche qui c'è un esempio che è uguale, diciamo, a quello CSV per quanto riguarda i metadati relativi a uno specifico identificatore del file, in questo caso è un dato di ISPRA. E c'è anche un esempio di una richiesta in cui vengono utilizzati più parametri. Nel secondo esempio di richiesta c'è innanzitutto la ricerca di carta geologica nel titolo. Gli sto indicando di partire nella ricerca dal 20° record, di restituirmi massimo 50 record, di restituirmi questi risultati nel formato HTML e di ordinarli per titolo. Ovviamente trovate nel sito, nella pagina dedicata alle API REST, sia, come dicevo, i parametri ammissibili, il link alla sintassi che si può utilizzare, per fare questo tipo di richieste. In questo caso viene utilizzata anche la sintassi lusinga che abbiamo visto, per esempio, nella ricerca, a testo libero, nella ricerca dettagliata. E quindi trovate tutti i riferimenti insieme ad alcuni esempi che sono esplicativi, diciamo, delle possibilità che il catalogo offre attraverso questo tipo di web service. Un'altra innovazione, diciamo, e quindi una nuova funzionalità è quella delle statistiche. Chi consultava il repertorio prima di questa, diciamo, della nuova versione, sa che noi pubblicavamo a un certo intervallo temporale tutte le statistiche relative alle amministrazioni e alle tipologie di dati e servizi documentati nel repertorio. Adesso questa tipologia di informazione è disponibile in tempo reale sul sito. Già in home page trovate che praticamente il grafico che sulla slide è a sinistra, trovate una prima indicazione delle tipologie di metadati presenti nel repertorio, tra dataset, serie e servizi, quindi diamo una prima informazione di numeri sulle tipologie di dati, di risorse documentate nel repertorio. Però andando sulla pagina dedicata alle statistiche, ogni utente può comporre la propria statistica come meglio crede, gli viene utile, per cui i criteri sono si può scegliere l'amministrazione, quindi io posso scegliere o tutte le amministrazioni o una singola amministrazione nel dettaglio o come sommario complessivo, la tipologia di ente, quindi tutti i comuni, tutte le regioni e così via, il criterio, quindi tra categorie ISO, temi Inspire, tipo di servizio, eccetera, oppure anche un intervallo temporale. Impostando questi criteri vengono restituiti sia i dati in una struttura tabellare, in questo caso vedete le amministrazioni, nell'esempio diciamo è stata scelta la categoria ISO, per cui per ogni amministrazione
vengono indicati i numeri di dati di risorse, diciamo, per ciascuna amministrazione, per ciascuna categoria ISO, e vengono anche rese disponibili due tipologie di grafici, uno un grafico a torte e uno un istogramma, e i risultati della statistica possono essere scaricati in formato CSV. Quindi finora, diciamo, sono le funzionalità che sono rese disponibili a tutti gli utenti. Ovviamente i metadati, quindi l'utente generico, trova e può fare la ricerca sui dati se l'amministrazione si preoccupano e inseriscono ovviamente le informazioni nel catalogo. Le modalità di alimentazione del repertorio, diciamo che sono per la maggior parte dei casi uguali a quelle già presenti nella vecchia versione. E quindi stiamo parlando, c'è ovviamente un editor online per quelle amministrazioni, pensiamo ai piccoli comuni che non hanno la possibilità di avere un proprio catalogo oppure altre modalità, diciamo, di alimentazione. C'è la possibilità di caricare direttamente file XML che ovviamente devono essere conformi a schemi XSD di ISO e alle regole del repertorio. Abbiamo già accennato il fatto che il repertorio raccoglie i dati che sono disponibili in cataloghi locali e regionali implementati attraverso lo standard del CSV. La novità in questa versione è che i dati possono essere resi disponibili al repertorio anche in una cartella disponibile sul web. Per cui se io ho un certo numero di file XML, invece di caricarli una alla volta, posso inserirli in una cartella e renderla disponibile sul web, e quindi il repertorio è come se facesse harvesting verso un catalogo CSV, cioè la modalità è la stessa. Sia che si tratti di un catalogo CSV, sia che si tratti di quest'altra, quest'ultima modalità, che è quella della cartella condivisa sul web, l'amministrazione ha una gestione autonoma di tutto il processo di raccolta e di harvesting, cioè ciascuna amministrazione, una volta che si è accreditata al repertorio, entrando nell'area riservata, può registrare il proprio catalogo, eventualmente. Come dicevo, se non ha il catalogo, ma può registrare una cartella condivisa. In questo caso viene indicato in questo campo tipo di protocollo, per cui se ho un catalogo indicherò che è un CSV, se invece è una cartella disponibile sul web indicherò che è quello che viene chiamato WAF. Indico l'indirizzo URL nel caso del CSV, l'endpoint, quello che è Capabilities nel caso della cartella, l'URL dove è disponibile la cartella, ovviamente assegnerò un nome al catalogo che deve essere harvestato, un profilo che è la modalità con cui è stato implementato, diciamo, quel catalogo, e posso impostare una frequenza di harvesting, cioè indicherò ogni quanto repertorio deve preoccuparsi automaticamente, ovviamente, di aggiornare i dati prelevati da quel catalogo. Nel caso ci fosse un aggiornamento massivo del catalogo, posso anche inserire e indicare un orario e una data specifica di raccolta. L'amministrazione quindi ha la gestione autonoma del proprio catalogo nei confronti del repertorio e può monitorare volta per volta tutte le diciamo, l'andamento delle raccolte che sono state effettuate nel tempo. Per cui io per ogni raccolta, quindi per ogni sessione di harvesting, avrò quanti dati sono stati aggiunti, quanti eventualmente sono errati, quanti ne ha raccolto, quanti sono stati aggiornati, eccetera. E per ogni record, quindi per ogni singolo record presente nel catalogo dell'amministrazione, avrò l'esito della pubblicazione, quindi se è conforme agli schemi e alle regole del repertorio, sarà ovviamente caricato e vedete che c'è indicato OK. Nel caso di errore, viene indicato per quello specifico record l'errore specifico che va ovviamente corretto prima del successivo harvesting per essere poi caricato nel repertorio.
Sì, mi fermo qui, poi se ci sono domande possiamo rispondere. Tutti i contatti relativamente al repertorio, come dicevo, sono presenti nel sito. Oltre ai classici, diciamo, ai contatti classici, quindi la mail, i social, eccetera, noi forniamo supporto alle PA, che sono quelle che sono deputate a inserire i dati nel repertorio, anche tramite un contatto Skype di aiuto che è rnt.help, trovate comunque riferimenti nel portale del repertorio. Grazie. Guarda Antonio, c'erano un paio, Gabriele, se sei d'accordo Sì, puoi rispondere con Antonio alle ultime domande, che è un po' più centrate sulle funzioni, e poi magari possiamo ritornare sulla domanda di Francesca Gleria e di Delio che ti hanno fatto prima. Antonio, le vedi in chat in basso, c'era Rita che ti chiedeva, i dati sono aggiornati a quando si era perso il passaggio sull'ultima data di aggiornamento, mentre più in basso trovi una domanda di Marco Pisano che credo sia Regione Sardegna. Marco, aiutami, forse è un caso di omonimia. Esiste una funzionalità di geocoding? Ciao Marco, ben trovato. Esiste, ti chiedeva se esiste una funzionalità di geocoder su RNDT. Allora, per quanto riguarda l'aggiornamento, i dati dei cataloghi arvestati sono aggiornati a quando siamo andati in produzione, quindi diciamo dal 12 aprile in poi, quindi nelle ultime settimane. Ovviamente l'aggiornamento poi avverrà a seconda della frequenza che è stata indicata dalla singola amministrazione, per cui se un'amministrazione indica che l'aggiornamento debba essere fatto mensilmente, allora i dati sono aggiornati mensilmente, se invece ne indica una diversa, sono indicate e sono aggiornati a seconda. I dati invece che vengono caricati tramite editor o tramite file XML, ovviamente quello non è il repertorio che può aggiornare quei dati perché non ha una modalità di raccolta automatica in quel caso, e quindi è l'amministrazione che deve preoccuparsi a tenere aggiornati i dati caricati con le altre modalità che abbiamo visto. Per quanto riguarda il geocoder, non esiste una funzionalità di geocoder attualmente perché comunque è una funzionalità, diciamo, che è avulsa dall'obiettivo del catalogo, diciamo, per il momento. Però è ovvio che possiamo migliorare ulteriormente le funzionalità del catalogo anche nell'ambito, come dicevo, dell'infrastruttura Inspire, che comunque è gestita con altre amministrazioni. Non so se hai risposto. Sì, direi proprio di sì, No, Gabriele. Non questa so, qua c'è va qualche altra bene, domanda? diciamo, Non di so se. Alessandra Chiarandini, che non so se Antonio ha già risposto, se voleva sapere se è possibile fare l'harvesting. L'harvesting se l'autogestisce sostanzialmente, era un passaggio che insomma, aveva accennato anche Antonio. Ogni amministrazione decide di quando e come fare l'harvesting sui propri cataloghi o sulle proprie cartelle rese disponibili sul web. Quindi uno può calendarizzare questa operazione insomma, secondo le proprie necessità e disponibilità. O invece vorrei. Scusa, Sì, su vai. questo Gabriele, scusami. Allora, come diceva Gabriele, la singola amministrazione vede praticamente, può vedere, diciamo, la frequenza con cui il catalogo è arrestato direttamente nell'area riservata nella gestione dei cataloghi. Per ogni raccolta viene indicata la data e l'orario in cui l'harvesting è stato effettuato, per cui c'è un elenco di tutte le raccolte, e con specificata la data accanto quando è stato fatto l'harvesting, per cui un'amministrazione entrando nella propria area riservata ha accesso a queste tipologie di informazioni sulle raccolte. Per quanto riguarda invece gli utenti, da repertorio non è possibile vedere la frequenza di aggiornamento, però siccome lo accennava Gabriele, nell'attività che stiamo facendo del registry, uno dei registri sarà proprio l'elenco dei cataloghi arvestati dal repertorio, per cui i
gli utenti possono vedere, avranno visibilità, diciamo, di quali cataloghi il repertorio fa arresti, rispetto a quali fa arresti. Allora, io volevo tornare, grazie Antonio, volevo tornare in ultimo, insomma, per evitare appunto fraintendimenti, insomma, colossali, insomma, forse prima non sono stato molto chiaro su questo. Allora, non c'è una centralizzazione del catalogo, insomma, cioè, ogni amministrazione, ma questo poi, insomma, nelle cose che diceva Antonio sul fatto di come le amministrazioni dialogano col catalogo nazionale, mi sembrava poi dopo fosse esplicativo in tal senso, però ad ogni modo, la strategia è sempre quella di prima. La questione del fatto che i dati geografici devono essere documentati nel repertorio nazionale, e fermo restando i vari cataloghi delle singole amministrazioni o delle singole regioni o amministrazioni locali, quello che sia, insomma, diciamo, chiaramente, insomma, ogni amministrazione valuta le proprie, diciamo, gestisce in piena autonomia, è importante che i dati geografici siano essi aperti, siano essi non ancora in open data, è necessario che siano documentati nel catalogo nazionale. Attraverso quali modalità? Quelle modalità che raccontavamo prima, quindi chi ha l'infrastruttura, diciamo, faremo l'harvesting dei cataloghi, chi invece farà l'upload di un file XML, chi invece vuole, c'è una cartella condivisa, sul web harvesteremo la cartella condivisa, chi invece farà l'editor online. Quindi le modalità operative sono molto ampie, coprono tutte le esigenze a 360 gradi. L'importante che cos'è? È che a prescindere da come vuoi alimentare il catalogo, quindi la federazione dei cataloghi c'è e ci continuerà a essere naturalmente, ci mancherebbe altro, quello che voglio dire è che Inspire vede solo il catalogo nazionale. Quindi se una cosa non c'è nel catalogo nazionale, ma sta solo nel catalogo locale, o sta solo, insomma, diciamo, nel locale, non trova, e quindi per Inspire quel dato non esiste. Quindi è importante che i dati geografici, a prescindere da su quale catalogo, su quale, insomma, sia depositato come risorsa originaria, è importante che poi dopo venga in qualche modo riversata sul catalogo nazionale, come con le modalità che abbiamo visto prima: editor, harvesting, cartella, upload di file. Quindi rimane tutto, diciamo, quindi ampia possibilità di documentazione. L'importante che cos'è? È che le amministrazioni appunto si affaccino al catalogo per documentare i propri dati geografici, come lo decidono loro. Se uno ha l'infrastruttura, se uno ha il catalogo, federiamo il catalogo come abbiamo sempre fatto finora. Quindi, questo si riaggancia poi a quello che diceva Delio Brentan, che, ecco, se un'amministrazione Delio appunto chiedeva se era obbligatorio che ogni risorsa fosse documentata con il relativo metadato, se è sufficiente che il metadato sia inserito nel repertorio e non necessariamente nel geoportale dove il dato è reperibile. Anche qui è una scelta della singola amministrazione. Quindi l'amministrazione può, diciamo, è opportuno che comunque il metadato accompagni sempre il dato, in modo che chiaramente, insomma, le risorse siano opportunamente vicine e collegate tra di loro, ma in ogni caso è una scelta libera dell'amministrazione. L'importante è che quel dataset, quella risorsa, venga resa visibile a tutti, anche in Europa, attraverso il catalogo nazionale. Quindi la questione su cui che nasceva, insomma, questo possibile equivoco è basato sul fatto dati aperti, dati non ancora aperti. Il repertorio è un catalogo che abbraccia tutti i dati geografici, sia essi resi già in open data, sia quelli che ancora non lo sono. Il catalogo dei dati aperti invece è un catalogo dei dati aperti. Probabilmente dovremo fare in modo che anche sul catalogo dei dati aperti diventi un catalogo dei dati alfanumerici in generale, dove poi uno può trovare risorse disponibili in open data e risorse non disponibili per vari motivi in open data, perché poi una risorsa può essere non disponibile
per una serie di normative, insomma, no? Pensiamo al dato catastale, che per esempio è un dato geografico, che però magari, insomma, è accessibile oggi con via VMS, questa è un'altra cosa importante. I dati non possono, al di là del fatto della metadatazione, i dati non possono essere resi così da qualche parte, messi da qualche parte, devono essere accessibili attraverso i servizi VMS e VFS, che chi opera in questo settore ben conosce, quindi ovvero i servizi che Inspire ha adottato come standard. E sono degli standard elaborati in ambito GC, quindi diciamo, è importantissimo seguire queste regole, ma questo poi insomma, nell'ambito della consulta nazionale, che tra l'altro è rappresentata da tutte le amministrazioni che operano in questo settore, quindi da tutte le regioni, le province autonome, le ANCI, comuni, quant'altro, quindi ecco, in quell'ambito ci saranno insomma, poi dopo, man mano, indicazioni sempre più specifiche, ma la cosa importante appunto che è? Antonio? C'erano altre Sì. due o tre domande per cui magari se vuoi rispondo. Allora, Lorenzo Luisi chiede che cercava un certo dato e ovviamente non era scaricabile. Dobbiamo precisare che il Repertorio Nazionale Dati Territoriali non è un catalogo di dati aperti. Quindi il dato che è documentato nel repertorio può essere di tre tipologie rispetto all'accesso alla fruibilità. Può essere un dato che l'amministrazione non rende in formato aperto, per cui in quel caso, come scriveva appunto Lorenzo Luisi, bisogna contattare l'amministrazione per ottenere eventualmente il dato. Ma nei metadati stessi è già indicato la policy, diciamo, di cessione di quel dato. È chiaro che anche questo è un aiuto, diciamo, agli utenti perché se il dato non è documentato io non so nemmeno qual è l'amministrazione a cui devo rivolgermi per avere informazioni su quel dato. La seconda tipologia è che il dato, come diceva Gabriele, de deve essere reso disponibile in VMS e VFS, quindi in quel caso ho un dato disponibile in visualizzazione VFS e VMS o VFS di scarico, oppure può essere fornito direttamente. E quindi può essere scaricato in quel caso perché è in formato aperto. Quindi ci sono tutte le tipologie di dati per quanto rispetto all'apertura o meno del dato stesso, e il catalogo serve a dare queste informazioni, anche a specificare quali sono i dati scaricabili o meno. Per quanto riguarda Francesco Napoli, chiede se esiste un monitoraggio sull'esattezza dei dati. Ovviamente un dato che è errato e quindi non è validato, non sfugge alla validazione nel senso che non viene pubblicato, per cui non c'è la possibilità per un'amministrazione che quel dato che non è valido, ovviamente parliamo di metadati, che non è valido rispetto al repertorio venga pubblicato. L'errore si individua perché, come facevo vedere prima, per ogni singolo dato è esplicitato l'errore che blocca, diciamo, la pubblicazione di quel dato. Poi c'era Daniela Ferrari che chiedeva se si può accedere in ambiente di test per fare delle prove di harvesting. Si può accedere direttamente all'ambiente di produzione registrando il catalogo e ovviamente. Siccome i dati non vengono pubblicati automaticamente, ma deve intervenire Agid per pubblicarli, ovviamente si possono fare i test da parte delle amministrazioni senza che i dati siano pubblicati. Mi sembra. Andiamo, diciamo, andiamo in conclusione. Naturalmente per tutti coloro interessati, insomma, anche delle specificità ulteriori, ci possono contattare attraverso i canali messi a disposizione, insomma, sul repertorio. Volevo ringraziare tutti i partecipanti. Ringrazio anche, insomma, colgo l'occasione per ringraziare anche Esri che nell'ambito del contratto di cui dicevamo prima ci ha appunto, insomma, realizzato, insomma, Esri Italia ha realizzato la versione nuova, insomma, ora introduzione del repertorio. Ecco, non ci sono assolutamente preoccupazioni sulla federabilità dei cataloghi locali, regionali o che sia, tutto rimane inalterato da questo punto di vista. Occorrerà poi fare un po' di attenzione, ma questo era un discorso a regime, quando avremo poi il GDKP funzionante, bisogna fare attenzione perché la dicotomia principale da cui partiamo
partire per ragionare intorno alla tematica dei dati è dato geografico e dato non geografico. Nell'ambito di questa dicotomia, di ognuno degli elementi di questa dicotomia, abbiamo dati aperti e dati non aperti. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini, perché sul dato geografico, seguiteci su questo aspetto, per le amministrazioni che ancora non sono accreditate. Scriveteci per fare l'accreditamento sul dato geografico, sia per quanto riguarda la questione metadati e quindi catalogo, sia per quanto riguarda l'armonizzazione dei dati e quindi insomma proprio sul dato vero e proprio, attenzione, massima attenzione alle normative europee e nazionali che prevedono armonizzazione, organizzazione, disponibilità attraverso certi strumenti e diciamo noi insieme al Ministero dell'Ambiente, insieme a ISPRA, ma naturalmente in modo collegiale con tutte le amministrazioni che fanno parte della consulta, dobbiamo fare in modo e garantire che venga attuata la normativa in materia di informazione geografica. Quindi, qualsiasi tipo di chiarimento, insomma, potete, contattarci. Grazie a tutti della partecipazione. Non so se a Gianfranco. Eccolo, Gianfranco. Io vi saluto tutti e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie per aver partecipato. Grazie Antonio, grazie assai Gabriele, semplicemente per ringraziare una volta per la vostra partecipazione e per dirvi, visto che in chat è venuto fuori più di qualche volta, che la pagina in cui trovate la registrazione è questa qui, la stessa da cui vi siete iscritti, quella che vedete, la stessa da cui avete completato l'iscrizione a questo webinar, la stessa che vedete proiettata in questa slide. Ancora mille grazie, grazie Antonio, grazie Gabriele, grazie Gianluca Finito che ci ha dato una mano in regia, ci vediamo prossimamente sempre da queste parti. Grazie a tutti.